Buongiorno, tutto il suo faccio aiuto, aiuto. Oh, ecco, sono le 6:40, qualcosa del genere, sto morendo di sonno. Stamattina dormivo bene, mi sono piantata il ventilatore a 2 cm praticamente. Comunque, pare che l'incendio abbia cominciato a bruciare per tutta la notte. E quindi non siamo ancora riusciti a spengerlo, anche se io da qui per il momento non vedo niente. Comunque, mi faccio un caffè e mi vesto e vado dalla signora al secondo piano. La cenere dell'incendio. Mi sono vestita, ho fatto colazione a volo, due biscottini nel caffè e tra una decina di minuti devo andare, 10-15 minuti. Ok, è ora di andare. Stamattina so già che c'è da stirare, speriamo non ci sia tanta roba. Rieccomi a casa. Allora, adesso sono circa le 11:30. Marco è andato al lavoro. Stamattina quando sono arrivata lì dalla signora al secondo piano, siamo proprio vicino al mare, c'è tutti i canadair, uno dietro l'altro, proprio la raffica, che bassissimi tra l'altro, faceva veramente impressione vederli perché andavano a prendere l'acqua dal mare, ovviamente. E faceva veramente impressione. Adesso invece era un po' diminuita l'affluenza, diciamo, quindi spero si sia un po' calmata la situazione veramente drammatica. Olaf, gli occhiali in vista. Comunque, speriamo bene. E io adesso ovviamente devo mettermi a pulire casa, tra l'altro sono anche più sporco del solito perché c'è la cenere veramente ovunque, anche nella casa della signora del secondo piano, che comunque più lontana era piena di cenere da tutte le parti, tutte le macchine, mamma mia, veramente impressionante. E siccome non voglio fare le cose di fretta, voglio dare una pulita per benino, adesso mangio. Metto a caricare il video per oggi e poi fatte queste cose con calma mi metto a pulire. Pranzetto pronto. Allora, mi sono fatta quel mix di verdure, insomma, vabbè, c'è patate, zucchine e peperoni che ho preso ieri al Penny, pronto in 7 minuti in padella e via. Buon appetito. Mamma mia, credo che sto per addormentare. Sono fortemente tentata ad andarmi a buttare una mezz'oretta sul letto, mamma mia, non sono. Sono le 2, prima mi sono buttata sul letto, sono crollata, veramente crollata per mezz'ora, mi sono risvegliata, non sapevo chi ero, dove ero, mamma mia. E tuttora non mi sono ancora ripresa, fortunatamente che sono crollata solo per mezz'ora. E adesso mi sto a caricare il video su YouTube e devo mettermi a pulire. È tosta con questo caldo, è veramente tosta. Io non lo so, non mi ricordo che gli altri anni facessimo così tanto caldo, o si tende a dimenticare, o sto invecchiando e quindi sopporto il caldo peggio rispetto a prima. Ovviamente è un caldo anomalo questo, non lo so. Fatto sta che faccio veramente fatica a fare le cose, quindi adesso vedrò di sbrigarmi, fare quello che devo fare e fare una doccia che magari mi riprendo un po', mi rinfresco e sto un po' meglio. 2 minuti di pausa perché mi si è scaricato l'aspirapolvere e siamo di nuovo a 37 gradi. Ce l'ho fatta, non ci posso credere. Ho finito di pulire, mi sono anche fatta la doccia.
Oggi è stata veramente dura. Veramente, veramente dura. Adesso mi cerco un film da guardare, qualcosa da guardare, e mi tolgo lo smalto, che è veramente messo male, così come le unghie sono messe male. Queste qui mi sono tutte rotte praticamente durante la settimana, man mano le ho dovute tagliare, queste stavano anche reggendo a mano sinistra, perché ne risente meno. Taglio le unghie, se le faccio tutte corte uguali, e per adesso non rimetto lo smalto perché quando viene Marco stasera andiamo dai cinesi perché devo prendere la scopa per domani da portare alla signora Piera, perché avete visto come quella scopa a disposizione, è veramente scomodissima. E già che sono lì, volevo prendere un qualcosa per rinforzare le unghie, visto che c'erano un po' di olietti, cose rinforzanti. Avevo uno smalto rinforzante di Essence, però è praticamente finito, ce n'è pochissimo, faccio fatica a prenderlo perché è proprio sul fondo. E quindi, dato che andiamo lì dai cinesi, ne prendo uno lì, vediamo com'è. Smalto unghie a notte adesso. Intanto mi sono truccata così proprio leggera leggera e stavo guardando dalla finestra, c'è ancora il fumo che esce dalle montagne, così che non sono ancora riusciti a spegnere questo incendio, mamma mia. Da quello che ho letto sono bruciati 500 ettari e hanno evacuato 500 persone fino ad adesso. Non so, tutte le volte che mi sembra che la situazione stia migliorando, poi invece sembra peggiorare di nuovo. Ok, sono pronta, andiamo dai cinesi e poi andiamo a berci una birra, che stavolta abbiamo finita, forse sta un po' più freschi. Alla fine siamo venuti di nuovo qua, guardate dietro di noi. Il fuoco sta bruciando Mamma mia, fa veramente un po' tutti i paesi là sopra, disgraziati. Abbiamo preso questo piattino che ha compreso nella pericena per la bellezza di 10 euro. Rieccomi qua, ora mi strucco, mi faccio la doccia, metto il pigiama, stavolta mi rilavo anche i capelli perché così almeno sto più fresca, mamma mia, è un caldo assurdo. Ok, cioè io ho rilavato anche i capelli, ma sono già asciutti. Comunque vado a dormire, vi ringrazio tantissimo per la compagnia e ci vediamo al prossimo video.